Ora la sottoponiamo a qualche test. Questa è una semplice macchina della verità. Io le porrò alcune domande e lei dovrà dire solo la verità. Ogni risposta esatta vale 10 punti. Il punto è che lei mi torturerà. Mi torturerà, mi torturerà per tutta la vita. Lei dovrà dire solo la verità. Ascolta, vuoi il pallone o il cappellino? Volevo la, quella pelliccia di cane che avete dietro. Ma quella devi giocare col super premio. Dai. Solo la verità. Che facevi la notte dell'8 marzo? Mi f*** tua madre. Dai, è di cattivo gusto. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto. Sei veramente una persona vergognosa, ciao. Guarda che ci vuole molto più di una scorreggia in faccia per farmi... Che cosa è accaduto? Un gruppo di studio ci ha lavorato su nelle ultime settimane e le conclusioni possono essere riassunte in due concetti fondamentali. Adesso sono cazzi vostri. In luogo pubblico, mostrando le nudità, compiva atti osceni. Per aver offeso l'onore e il prestigio dei carabinieri, pronunciando al loro indirizzo le parole «Siete dei mostri». La notte vi comportate da maschi e ci scopate e di giorno andate a guardarci, al contempo masturbandosi e pronunciando l'espressione guardate ciò che non potete farmi, e cioè scopare. Mi racconta com'è andato questo fatto? E questo ci aiuterà a capire le abitudini televisive di milioni di americani. Scusi, ma lei cosa sta facendo? Dice che mi stava aggiustando le mutande. Anche se vado con tutti non fa niente, sono affari miei. Tanto questo non te lo do, io questo non te lo do. E è proprio questo che mi piace. Cioè, non mai esagerare. No, ho detto sempre la verità. Che voleva fare? Che ha detto? Mi ha detto guarda quanto ce l'ho grosso. Lei l'aveva già vista quella persona? Sì. All'interno del parco? Sì. È vero che ha iniziato a masturbarsi? Sì, dottoressa. Perciò tu devi fare sesso con me mentre lei guarda. Tu avevi delle idee in proposito, vero? E la battrice? Lavi la lavatrice? No, non pensavo, però se mi hai detto che non serve lavare. Dimmi un'altra cosa. Dimmi, penso un ciocco di fumo. Prova un'altra cosa, vai. Proveremo qualcos'altro. Quando ho cominciato quel pomeriggio a drogarsi? Oddio, a drogarmi, avvocato. Posso aver fumato 7-8 spinelli. Ed è un cognome di Palermo? Senta, io sono umano, ho 51 anni, ma avete rotto i coglioni, avete rotto. E lei da dove viene? Di notte non dormo più e poi ho bevuto tanto ieri e mi sono dimenticato. Per lei gli spinelli sono sia hashish che marijuana o sono fusi insieme? Scusi, io non sono molto esperto di questo. Aspetta che mi deve suggerire, aspetta, il mio fratello, aspetta. Io di solito faccio un mix. Due canne, cioè un pezzo così, mica un chilo, Una volta mi sono messa tutte le dita nel naso. Bestemmiando è sopraggiunta una gazzella dei carabinieri. In quel momento, quando ha sentito dire polizia, ha pensato alla polizia di Stato. Sì, perché diciamo la verità, cioè la polizia, c'hai paura un po' quando c'è il fumo, anche dei carabinieri, ma della polizia municipale. E, vanno a e allora, giusto per l'appunto, cosa facciamo? Noi ci sintonizziamo con una radio della polizia. Ascoltiamo. Volante 6. Accidenti, sono così ubriaco. Anch'io. Dà da pensare, no? Voglio dire, qual è il significato? Non chiederlo a me.